Credo che la prossima cultura sarà il contrario della cultura amanuense, quella delle grandi cattedrali gotiche, come diceva Marshall McLuhan, in cui si era più interessati al passaggio della luce piuttosto che al suo poggiarsi sulle cose. Ecco, credo che la prossima cultura sarà interessatissima a come la luce poggia sulle cose, ma non saprà più nulla di dove questa luce arrivi né di dove passi. Buona visione. E quindi cos'è avvenuto nel 2012? Che abbiamo cominciato a perdere voti, ci sono state inchieste per frode e riciclaggio. E voi siete corsi ai ripari? Sì, intanto abbiamo espulso il tesoriere, abbiamo espulso una segretaria storica che era anche vicepresidente del Senato e poi figlio di un senatore che era noto per essere una clamorosa testa di cazzo, si è dimesso perché faceva solo danni, insomma. Sì, ma la testa di cazzo, pardon. No, non si scusi, è la verità. Dicevo, quel politico che si è dimesso è ancora lì? Sì, ma si è dimesso dal Consiglio della Lombardia. Ah, perché era anche consigliere regionale, ma allora ve la siete cercata? Un po' sì. E il padre? Il padre abbandonò la segreteria federale. Ma poi l'avete ripreso? Sì, ma dopo, quando si sono calmate le acque. In questa nazione le acque si calmano in fretta. E lei cosa pensava? Io sono l'uomo senza idee. Cosa vuole che penso? Che pensi? Mi dà del tu. Lasci perdere. E poi, dopo l'incidente, siccome hai risvegliato qualcosa, capisci? Non ne potevo più. De tutta st'ipocrisia. Non ti sto a dire l'ipocrisia di questo nostro essere bovini e aggressivi, anche se non so se si possa essere bovini e aggressivi. Sai cosa ho fatto? Mi sono messo una tuta e mi sono messo a correre per di fiato, non smettevo più. Ho detto, ciò, la gente mi verrà dietro, si formerà come un movimento contro l'ipocrisia. Non ti sto a dire l'ipocrisia. E allora correvo e passavo davanti ai bar, la gente stava seduta nei suoi plateatichi e mi guardava e continuava a bere, andavo avanti, dai un bar, dai un altro, e niente, la gente continuava a star seduta nei suoi plateatichi e a bere il spritz al select. E allora, sai come si dice, se la montagna non va da Maometto, Mario, quando ho finito questo, mi fai un spritz al select? Come sta tua moglie? Ah, è morta, è vero? Ma salutami, eh? Insomma, stavamo perdendo le nostre roccaforti nella Brianza, nel Varesotto. Si prospettava un periodo congiunturalmente delicato. Cosa significa? Un periodo di merda, insomma. Io pensavo di essere al sicuro perché me ne stavo in Europa, avevo un bel stipendio, non facevo un cazzo. E poi? E poi un'altra batosta. Avevano beccato un altro dei nostri con le mani nel sacco e questa volta si stavano avvicinando a me. Cazzo, io non ci rinuncio a 30.000 euro al mese, figa. Sì, ma se vogliamo arrivare a una pensione decente ci vuole un miracolo. Sì, ma stiamo sbagliando stratega, eh? Qua ci vuole qualcuno di nuovo. Sono proprio i nuovi che ci hanno inculato, ci vuole un vecchio. A dire il vero, ultimamente il vecchio è un po' rincoglionito, eh? Ci vuole un grande saggio. Sì, il grande saggio, dov'è che l'ho già sentito? Era una canzone di De André. Ma che cazzo dici? Ti saluto. Pronto! Che cosa le era venuto in mente? Che a casa avevo un libro che parlava di questo grande saggio. Così sono andato nella mia libreria. Dunque, dov'era? Prima, no. Seconda, no, non credo. L'ho letto di recente. Proviamo con la quinta. Ecco, il grande saggio dell'alta montagna impervia. Alta montagna impervia. Non esiste. Ah, forse impervia va con la M. Eccola! 240 chilometri. In un'ora sono lì. 9 ore col traffico.
Ecco il grande saggio. Grande saggio, ho scalato l'alta montagna Impervia per poter parlare con te. Io sono l'uomo senza idee. L'avevo capito! E da cosa, grande saggio? Uno, perché sono il grande saggio. Due, perché hai scalato l'alta montagna Impervia invece di prendere l'ascensore, eh? E quindi, tornando a noi, va via! Lasciami in pace che sto lavorando! Ma con chi stai parlando che non c'è nessuno? Non farci caso! Vedo la gente morta! Ah? Va via! Non te l'ho preso io il compasso! Non rompermi le balle! Dunque, cosa volevi? Grande saggio, io sono un uomo senza idee, perciò l'unica cosa che potevo fare nella vita era indicare agli altri la via, e così ho fatto il politico. Ma ho scoperto che per farsi eleggere servono molti soldi, così sono andato da gente che poteva farmi avere i soldi, gente in gamba, insomma, finché non ho scoperto che sti soldi erano rubati. Allora erano molto in gamba! E cosa volevano in cambio? Eh beh, intanto volevano che non si sapesse che i soldi sono rubati. E poi volevano dirmi loro, a me, che decisioni prendere. E questo ti metteva in difficoltà? Ma neanche un po'. Io sono un uomo senza idee. Se qualcuno mi dice cosa devo fare, io sono contento, eh. Bene! Male? Perché hanno scoperto che questi qua rubavano, eh. Adesso mi hanno tirato fuori me come nome nuovo, ma come faccio a farmi cagare dal popolo se vengo da un partito che è caduto in disgrazia? Per prima cosa, bevi questo intruglio! Fa cagare, vero? Mia moglie dice che è dolce, non è dolce! Comunque, come dicevo nel mio libro dal titolo I 5 passi per il rincoglionimento sociale, lo trovi su Amazon, non risulta nelle classifiche. Porca troia, vendo 1000 copie e van già in classifica. Ma in parole povere, cosa dice il libro? Sì, non è che ti posso fare due slide e hai già capito, ah? Comunque il concetto è questo, uomo senza idee. Tu sei perfetto per il popolo, perché sei senza idee, esattamente come il popolo, che ti riconoscerà come suo fratello. Ma com'è possibile, se io ho passato 20 anni a offendere metà della nazione? Non solo quelli che non stavano dalla mia parte, anche quelli che non stavano dalle mie parti. E adesso basta che tu offenda qualcuno che sta da qualche altra parte, eh? Qualcun altro che anche il popolo possa offendere. Il popolo si eccita sempre all'odore del sangue. E i soldi rubati? Io ti insegnerò il modo di far dimenticare tutto. E come posso fare? Semplice, raccontagli un sacco di stronzate. Non porre limiti alla fantasia. E quelli che sono affascinati dalla stronzata ti acclameranno, va via. E coloro che vorranno contraddirti passeranno il loro tempo a replicare a delle stronzate, va via. Così tu potrai continuare a essere senza idee e a farti i comodacci tuoi, mentre i tuoi avversari, va via, staranno a discutere tutto il giorno se meglio la Barbie o il Big Jim, se sono meglio gli slip o i boxer, va via, se sono più chiavabili le bionde o le more, chi canta meglio, chi fa peggio la pizza, va via! Ma come faccio a immaginare un sacco di stronzate se sono senza idee? Ma mica ci devi pensare tu! Tu devi pensare alle campagne elettorali! Basta che ti faccia una foto ogni tanto! Non l'ho preso io il Garelli, non so neanche come si guida! A scrivere stronzate per il popolo ci metterai degli specialisti di stronzate pagati con le tasse del popolo! Anzi, nemmeno! Basterà un cazzo di algoritmo! Tanto il popolo è talmente fesso che passerà tutto il tempo a rispondere a un computer mentre tu continuerai a pensare a farti eleggere! E te, sai dirmi qualcosa anche del prossimo futuro? Tornerò al governo? Sì, tornerai! Non posso crederci, e quando? Presto! Ecco quello che succederà! In campagna elettorale protesterai contro le tasse e quando governerai le tasse aumenteranno. Protesterai contro le accise e quando governerai le accise aumenteranno. Protesterai contro le banche e una volta al governo leccherai il culo alle banche. Vorrai rivoluzionare il flagello pensionistico e invece gli cambierai solo il nome. Dirai che rilancerai l'economia e invece la recessione sarà da record storico. Pazzesco, ma non vorrei che qualcuno se ne accorgesse, eh? Che tu eri lo stesso delle cazzate di 20 anni fa, se ne è accorto qualcuno? No! Chi ci pensa più? Agli albanesi, ai rumeni, ai teroni, ai cinesi e tutta gente che adesso vota per te alle prossime elezioni! Basta che tu faccia le promesse delle elezioni precedenti! Ma chi si ricorderà delle promesse precedenti? Lo sai qual è il miglior modo per vincere una protesta contro di noi? Quello di mescolarsi alla protesta! Scendi tra la folla e grida! Adesso basta! Nessuno tra la folla si accorgerà che stai protestando contro di te se anche tu protesti con loro! E le guardie? Se io protesto, le guardie se la prenderanno con me? No! Se ti vesti come loro! Non ho capito un cazzo, ma deve essere geniale! Se lo capivi, non era mica geniale! Ma come farò a trovare qualcuno da indicare come nemico?
prima o poi i nemici finiscono. Errato! I nemici non finiscono mai, se proprio resti senza. Ricominci il giro, eh? Figo, quanto devo? Tanto! Va bene, diamanti. Ottimo! E in quanti secoli si paga? Subito! E in nero quanto? Tutto! Arrivederci. Ma se io sono qua da 20 anni, come farà la gente a pensare che io sono uno nuovo? Basta che tu dica, da oggi si cambia! Geniale! No, questa è una stronzata, ma te la regalo! Non ce le ho io le tue morositas, non mi piacciono neanche! Ah, uomo senza idee, ricordati che è tutto un gioco! Bisogna saper barare! Ma cagare... Dall'altra parte! Ma affanculo... Vorrei tralasciare l'incidente e occuparmi di quello che è avvenuto qualche anno prima. Lei ha fondato il suo partito sulla paura. Esatto. Ma la paura è un racconto. Anche la solidarietà lo è. Guardate tutta questa gente che si commuove per i racconti di Natale. È tutta gente che si sente in colpa perché sta bene. Ma non è ipocrita voler fare del bene solo a chi ci è utile? È la stessa medaglia, è la stessa ipocrisia. Non ti sto a dire l'ipocrisia. Tutti vogliono bene ai poveri, ma nessuno li vuole toccare. È come quelli che dicono che amano gli animali. Prova a mettergli davanti un ruzzolo a merda, poi vedi come lo amano. Ma ciò su cui era criticato era di non avere opinioni proprie, ma di cavalcare le opinioni dominanti su temi forti. Non ho capito la domanda. Quello che si vuole dire è che su qualsiasi argomento, dai vaccini alla sicurezza, dagli immigrati alla prostituzione, lei prima si faceva fare dei report su come la pensasse la maggioranza e poi usava quel pensiero come un'opinione propria. Ognuno ha i suoi maître à penser. Il mio maître à penser è l'uomo medio. Ma è proprio quello che ha detto lei che dimostra che io sono innocente. In che senso? E se dite che i miei pensieri sono merda e poi dite che io non ho pensieri ma riporto solo il pensiero della maggioranza, ne dovete dedurre che la maggioranza pensa di merda. Se ne tira fuori. Sono innocente. Astuto. Sono ignorante, mica scemo. Lei può andare. E grazie, signor Sbiro. A buon rendere. Mi scusi, ma quanto viene una divisa come la sua? Pronto? Sono io. Sì, l'interrogatorio è andato bene. Ascolta, dobbiamo vederci, eh? Lo so, non stiamo andando bene, lo so. E bisogna inventarsi qualcosa di nuovo, eh? No, quello è un argomento troppo frusto. Ci vuole qualcosa di più grosso. Cosa suggeriscono loro? Un attentato? Sì, ci vediamo là. A tutta un'ipocrisia. A tutta un'ipocrisia. A tutta una grande ipocrisia. Non ti dico l'ipocrisia. Non ti sto a dire. Mentre le case erano fortezze, cancelli, videocitofoni, portieri e porte blindate con serrature Technicolor, Panavision, mentre sette dirigevano progetti, assaltavano il futuro, preparavano la bonifica del bisogno e dell'immaginazione, mentre sta più male, quasi per morire, l'amico tossico sieropositivo senza Dio, mentre il ragazzo ha deciso l'ora, il modo, la bottiglia col messaggio per mandarci tutti all'altro mondo o per tenerci in questo, mentre ciascuno chiudeva ogni spiraglio contro il maglio, mentre si mangiava, parlava, beveva, sposava e l'unica tempesta diventava chi ci moriva in casa, mentre l'idea stentava a venire e c'era chi la spingeva a forza di badile.